Dottore, dunque a cosa abbiamo assistito e qual è lo scopo? Abbiamo assistito a una fotobiomodulazione dei miei occhi, prima il destro e poi il sinistro, per un motivo molto semplice, perché ritengo che sia anche una forma di prevenzione. E quindi è nata come terapia luminosa per la maculopatia, che grazie a Dio io non ho, però nell'ultima pubblicazione di Archivis Italien de Biologie, l'Università di San Diego ha approvato il protocollo di Lugano, dicendo che la luce, la nutraceutica, la nutraceutica che io prendo da sempre, ma la luce come fotobiomodulazione la attiva anche in casi di degenerazione della retinica, diciamo così, generica o preventiva. Beh, teniamo conto che io sono un ex miope, operato tanti anni fa, quando ancora la luce non esisteva, ma si faceva la LASIK o il laser eccimeri, e quindi ho ritenuto per me terapeutico trattare la mia retina preventivamente, essendo comunque un ex miope e quindi avendo una retina, un occhio un po' più allungato, quindi una possibile, probabile, spero con poche probabilità future, di una retina un poco degenerabile, e quindi ecco perché l'ho fatto. E lo ritengo un'operazione interessante perché apre la porta anche sulla prevenzione. E quindi eccomi qua, sto benissimo, ho provato sensazioni particolari e soprattutto mi sta arrivando una nitidezza visiva migliore, ma non solo visiva, una sensazione anche di relax. E visto che stamattina ho fatto anche trattamenti agli altri, magari può anche darsi che mi riposi un attimo in maniera piacevole. Sento una sensazione di energia generalizzata. E quindi la teoria che vada in pineale e che probabilmente si estenda nel corpo, la voglio sperimentare, sì. Possiamo considerarla quindi una nuova frontiera, un nuovo campo d'applicazione? Sicuramente. Naturalmente il nostro dovere di innovatori, veri o presunti che siamo, perché l'innovatore cerca, ma non è detto che sempre trovi, fa parte proprio della sua indole, dobbiamo pubblicare. Cioè abbiamo il dovere nella scienza di pubblicare scientificamente. Ma un articolo di recente ha detto che il nostro protocollo serve per la degenerazione retinica ed altro, quindi pigmentose, Stargardt, non solo maculopatie. Addirittura io credo che in futuro possa essere preventivo su retine, tra virgolette, sane, a meno che esista un parametro di retina sana. Io penso che invece esista una retina per ogni persona. Quindi non c'è la retina sana, ma c'è una retina personalizzata. Quindi se l'occhio è un portale, adesso io sono oftalmologo, sicuramente la strada è verso le neuroscienze. E quindi mi interessa molto andare oltre l'occhio e usarlo come porta. Per adesso, per l'ignoto, in realtà sappiamo già dove vogliamo arrivare, ma dobbiamo pubblicare scientificamente. Quindi alla sua domanda rispondo sì, stiamo andando più in là. Sì. Perfetto. E con la personalizzazione sempre più spiccata. E con l'abbinamento di prodotti fitochimici naturali, con pubblicazioni scientifiche, non tanto vegetali, questa è una parola un po' generica. Nell'ambito del mondo di madre natura esistono sostanze fitochimiche in alcune piante, cioè in tutte, che hanno proprietà e affinità per alcuni organi. Per esempio, l'uomo è parcellizzato in diversi organi, hanno tutti qualcosa però in comune, una canalizzazione energetica e un'affinità per alcuni tipi di fitochimici. Quando troviamo l'organo firma con il fitochimico adatto, abbiamo due possibilità: o lo prendiamo per os, per bocca, o
o peraltro in gocce sublinguale, eccetera. Io credo che sia la cosa migliore perché va nel torrente circolatorio in fretta. Ma possiamo anche fare lo step avanzato, cioè stimolarlo e attivarlo poi con l'unica cosa che entra nell'occhio e non lo tocca, la luce, o addirittura la medicina vibrazionale con vibrazioni acustiche o altro che ancora stiamo studiando. Possiamo dire che si tratti di scoperte, di ricerche che partono però da lontano, da molto lontano. Esattamente, esattamente. Secondo me non stiamo scoprendo nulla, stiamo riscoprendo. Non sappiamo niente della medicina di 20.000 anni fa, forse qualcosa 10.000 anni fa, 5.000, 6.000, gli egizi, altopiano iranico, sumeri, ma più indietro, io credo il continente africano, l'est, dove c'è il sole, quindi zone calde, ma anche altre. Ecco, di tutto questi 20-25.000 anni, esclusi gli ultimi 150, sappiamo poco. Dobbiamo andare a riprendere, perché lì esisteva l'elioterapia, la fitoterapia, e quindi abbinate, e probabilmente anche una terapia vibrazionale, che adesso suona un po' di nuovo, un po' tra virgolette strano. In realtà dobbiamo domandarci quanto è strano questo e quanto può essere invece strana per un uomo primitivo una compressa da mangiare. Io credo che per un uomo primitivo, sapiente, sia più facile prendere l'acido acetilsalicilico dalla corteccia di un salice che una compressa. Compressa, lo dice proprio la stessa. Una cosa naturale non è compressa. Se mi passa il termine, possiamo dire che cambia anche la visione? Sì, ma senza ghettizzare e demonizzare la farmacologia, perché ha salvato vite umane e sta salvando vite umane. Quindi io direi di far convivere la farmacologia chimica di sintesi, che comunque si è dimostrata utile, ci sono farmaci salvavita che possono avere anche qualche effetto collaterale, però la cosa più importante è che riescono a salvare delle vite, portando in parallelo le due cose senza mortificare una e esaltare l'altra e senza conflitti, ma ampliare lo spettro finché io penso che arriveremo in avanti alla medicina fitochimica naturale, sapiente, senza effetti collaterali, che pensi alla prevenzione, alla longevità naturale di un uomo, con malattie prevenute e una vita dignitosa, lunga quanto basta per una vecchiaia e auspicabilmente una morte in età avanzata del sonno. Un campo davvero vasto da percorrere. Sì, 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 interessante. Io lo trovo stimolante perché sa di ancestrale. Chiaramente l'ancestralità va studiata e quindi poi bisogna anche parlarne, pubblicare. Però ho visto che ultimamente anche i professori universitari di strutture che una volta erano rigide stanno aprendo la loro mente alla possibilità emotiva di ammettere anche nelle giovani generazioni, non tanto la mia, ma i prossimi. Noi siamo un po' di passaggio, diciamo, tra quello che c'era e quello che ci sarà. Io penso che un ricercatore fra 20-30 anni darà per scontato quello che noi oggi stiamo cercando di presentare. Ecco, il futuro sarà questo, però legandoci al pianeta Terra, al mondo animale, al mondo vegetale, per restare ospiti di questo pianeta e non padroni, che non lo siamo.